Nei prossimi servizi parliamo di cultura iniziando da una mostra a Pisa. Al Fortilizio della Cittadella è stata inaugurata la mostra Colori e Dolori del Pianeta di Cesare Borzacchi, visitabile fino al 17 di dicembre. È una soddisfazione immensa, è un'emozione che difficilmente ho provato durante le mostre che ho eseguito in tutte le parti del mondo. Questa struttura del fantastico e sono felice di aver fatto la mostra qui. Quindi ringrazio il Comune di Pisa e l'ARPA che mi hanno permesso di realizzare questo evento. Alla mostra di Cesare Borzacchi ci riempie di soddisfazione per molti motivi. Intanto è la prima che l'amministrazione comunale propone alla città, grazie al maestro, nel solco di un indirizzo preciso che l'assessorato alla cultura vuole percorrere, ovvero quello di sostenere e valorizzare gli artisti pisani, in particolare i molti pittori pisani che hanno un peso importante nella storia dell'arte italiana. Cesare Borzacchi è un pisano giramondo, però nelle sue opere Pisa è sempre presente, o concretamente o con dei riflessi, e come anche sono presenti tantissimi paesi del mondo, dell'America Latina, dell'Africa che ha visitato. Siamo soddisfatti perché la facciamo al Fortilizio della Torre Guelfa, che viene ancora una volta insieme alla torre restituito alla città, è fruibile, aperto, questa è un'altra delle missioni principali dell'assessorato, e siamo soddisfatti perché la gentilezza e la passione che trasmette il maestro Borzacchi sono un esempio per tutti coloro che si avvicinano, anche e soprattutto le giovani generazioni, all'arte.